Signori, buonasera! Trappata, Antonio! Signori, venite verso il palco, per favore! È una grande serata, finalmente dell'Andia riapre! E ci sta tutta sta musica! Quindi io direi, il motto è questo qui. Tutti quanti insieme, diciamo... Il parco è ri e voi dite nato, pronti? Mi abbassi un po' la musica. Ok, grazie, pronti? Il parco è ri? No, 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 tutte dell'Andia. Il parco è ri? E con un grande piacere che inauguriamo questa serata qui al palco centrale che ne hanno fatte e che ne hanno fatte di spettacoli. Direttamente da The Voice, dalla semifinale di The Voice di quest'anno. Una grande voce. Ma veramente una grande voce, signori e signori, Antonio Marino! Grazie, grazie Tony. Buonasera a tutti, ripartiamo. Mamma, quanti siete? Un po' di base in spia. This morning I can't up a down. Can't barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry. No to the way to me. Spend all my kids in believing you. But I just can't get no relief. Love somebody, love. I would call it every day of my life. I would till I get my bones at the end. Oh, I take one play and hit and play all on my own. I get down on my knees and I start to pray to the tears run down from my eyes. Lord, somebody, lose somebody. Grandissimo.
per un artista emergente, ma ne sentirete presto, presto parlare. Noi vi presentiamo il nostro singolo uscito da pochissimi giorni, Marti. Salve a tutti. Dovete ballare con noi, perché questo spero che stia diventando il pezzo dell'estate. La conoscete tutti, è una cover, è la nostra versione di Pata Pata. Vai! Allora, cari amici, benvenuti alle dell'Andia, ritorna la magia, facciamo un applauso a Tony, a tutti coloro che hanno permesso di far rivivere questo magico posto che ci ha fatto crescere. Però adesso, varcando quegli archi, noi siamo ritornati bambini, viviamo di nuovo la magia delle dell'Andia. E qual è il migliore modo di ritornare bambini se non ricordando gli storici cartoni che ci hanno fatto crescere? Noi Zapping siamo onoratissimi di essere qui stasera e anche noi vogliamo farvi fare questo viaggio magico indietro nei ricordi, e cominciamo con i cartoni, i primi cartoni che sono stati trasmessi nella nostra televisione italiana. Facciamo un applauso a Tony, facciamo un applauso a Lidellandia, facciamo un applauso a Napoli che ancora lotta per poter ricordare un pezzo di storia. Viva voi, viva Lidellandia, viva i cartoni! Tutti con le mani su, forza! E poi circuiti di mille bambole, se le sprinta e va. Mangia libri di cibernetica, insalata di matematica, e a giocare su Marte va. Lui respira nell'aria cosmica, è un miracolo di elettronica, un cuore umano va. È protetto da scudi termici, sentinella lui ci fa. Un spiaggio pulsante magico, lui diventa un ipergattico, lotta per l'umanità. E poi circuiti di mille valvole, tra le stelle sprinta e va. Lui respira nell'aria cosmica, è un miracolo di elettronica, ma un cuore umano ha. Mauro D'Ambrosio!
E alla voce femminile Tiziana Cenza. Grazie. Ma c'era anche questo cartone. Sempre prima trasmesso. Qua ci vuole il coro, eh? Perché io dico sempre la stessa cosa, i cartoni sono stati fatti da musicisti molto bravi e noi omaggiamo stasera i mitici Cavalieri del Re e le loro dolci melodie. Grande festa alla corte di Francia c'è, e una vita in più, i capelli rosa di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Ti fanno festa quando passi tu. Oh lady, lady, lady Oscar, con le moschettiere batterti sei tu. Oh lady, lady, lady Oscar, le grandi a tutte ti invidiano perché. Oh lady, lady, lady Oscar, anche nel duello che le gasa c'è. Oh lady, 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 oh lady, 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 lady. Buia la
corti di Francia, a palazzo si dorme già, tre briganti con spade e con lancia, a guato a sole sta. Lady Oscar si proprio nascosta, nella grande stanza del re, con tanto felino ed abile mossa, col tirato di tre. Insieme! Oh Lady, Lady, Lady Oscar, la tua spada fisca, non delude mai. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, che nella mischia vincere tu sai. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, le grandame a corte ti invidiano per te. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nel duello che eleganza c'è. Oh Lady, 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 oh Lady, 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 oh Lady, 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 oh Lady, 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 Lady. Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, quando moschettiere batterti sei tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, le grandame a corte ti chiedono perché. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nel duello che eleganza c'è. Oh Lady, 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 oh Lady, 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 Lady. Chi nasconde quella maschera? Tigre, 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 tigre. È l'uomo tigre che lotta contro il mare, combatte solo la malvagità, non ha paura, si batte con furore ed ogni incontro vincere non sa. Ma l'uomo tigre di cartoni e di ricordi qui alle Dellandia, questa serata magica, non potevano mancare i mitici robottoni. E invito avanti il nostro bassista Luca. Tutti mani, mani su!
perché tu sarà, con i tuoi poteri tu salvi il futuro dell'umanità. Fuori va, terra terra, fuori va, tra le stelle, con un nome vuoi diventare G. Ci va, fuori acciaio, ci va, fuori acciaio, per un ragazzo che senza paura sempre lotterà. La nemica civiltà, noi restiamo tutti con te perché tu sei G. Grazie. Alla fortezza della scienza arriva con i suoi pugni atomici. Mazinga, robot, Mazinga, robot. Ora si tuffa dalle stelle cerpicchiata, se sei nemico prega è già finita. La morte batti i denti, c'è Mazinga, Mazinga, robot, Mazinga, robot, Mazinga, robot. Alla mente di te si ama tutto il resto, ma da sé non conosce la paura né sa il dolore. Che cos'è? Lotta cade, si rialza e sempre vincerà. Mazinga, robot. Batman, Batman, un'agilità,
Sempre molto audace, questo è Liu Pen.
l'irreggibile, New Pen, l'inafferrabile. Abbiamo il castello, la nave e abbiamo anche loro. Al nostro batterista Mauro D'Ambrosio! Con le mani! Subito dunque il momento serio, diciamo il momento importante della serata. Vorrei sul palco con me Gianluca Borzillo, il giudice Graziani, sta arrivando,
E con un grande onore, signori, per favore, un grande applauso. Sì, dove sta il curatore del fallimento? Dove sta il curatore? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dov'è il nome? Il nome? Il nome? Eccolo qua, sta arrivando. Da questa parte, fate passare, signori. Fate passare. Quando una persona sale sul palco, educhiamo già queste cose. Quando uno sale sul palco, in automatico il pubblico cosa fa? Vedete? Vedete che le cose vedi? Eccolo qua. Io direi di passare la parola, signori. A chi la passo per prima la parola? A Gianluca? Al giudice? Signor qui? O giudice? Passo la parola. Beh, ci sta, stavolta ci sta. Passo la parola al giudice. Buonasera, buonasera a tutti. Esatto. Senza prove, diciamo. Oggi troverete un giudice atipico. Perché il giudice di solito è quello che c'ha la tovola, quello che dice silenzio, dobbiamo decidere. Però io stasera vi voglio mostrare un giudice e un curatore fallimentare che sanno anche gioire di una cosa importante, di un sacrificio che hanno fatto insieme per la città, per tutti i bambini, per tutti quanti noi, per i nostri genitori, per noi e per i nostri figli, per restituire questo posto alla città di Napoli e a tutti quanti noi. Di questo voi siete consapevoli e felici? Scusate, ma non volete farlo all'entusiasmo a me? Tanto a me non me lo leva nessuno, neanche quando 7 anni fa si disse questo posto probabilmente non può farlo. E lì praticamente hanno lanciato una sfida a me, al curatore, al tribunale, che è una sfida che poi ha raccolto l'imprenditore che sta vicino a me. Perché sentite, ragazzi, questa è una storia che può essere sintetizzata in 3 parole, poi non vi annoio perché poi dobbiamo continuare a ballare, a sorridere, a cantare e a pensare praticamente al nostro futuro in questo parco gioioso. Questa è una storia di coraggio, di passione e di lavoro e di sacrificio. Partiamo dal sacrificio del vostro futuro. Perché per arrivare a realizzare i sogni, come quello che si realizza stasera per noi, bisogna lavorare molto, fare molto sacrificio, mettersi in discussione. E non vi racconto quello che è stato per noi arrivare a consegnare il parco a chi poi l'ha comprato e lo ha messo in movimento. Ma il sacrificio non serve a niente. Adesso lui è giovane, sicuramente molto più giovane di me, però sa bene che il sacrificio senza la passione non riesce a realizzare niente, perché ci vuole, soprattutto a voi più giovani che siete qui, ci vuole il cuore, ci vuole la passione, ci vuole l'intenzione. E quando ci metti la passione insieme con la fantasia, insieme con l'impegno, si realizza qualcosa di importante, che è il sogno. Allora io vorrei consegnarvi, anche diciamo interpretando il pensiero di Salvatore, la teoria, che ha fatto moltissimo insieme con gli altri della curatoria, vorrei consegnarvi le chiavi di questo sogno, questo scritto. Questo è un posto che l'imprenditore porterà avanti, ma dovete ricordare una cosa, questo è un posto nostro, lo possiamo dire, è un posto nostro, è un posto dove noi dobbiamo venire per pensare che ci sarà il nostro futuro, il futuro dei nostri figli, quelli che sono praticamente i bambini e i loro occhi. Vedete, qui c'è un'ambasciata, l'ambasciata 11, inaugurata negli anni 80, la prima nel mondo, riaprirà. E l'impegno dell'imprenditore ha raccontato che una parte dei proventi sarà destinata sia al Consiglio che all'Unice. E questo è importante, perché tutti quanti insieme si vince. Lui lo sa, ha fatto una squadra, ci ha chiesto di stare qui con lui stasera, siamo tutti quanti insieme ed uniti. Però noi non possiamo fare molto, il tribunale non è un luogo dove c'è la pena, dove c'è la causa. Il tribunale è anche un luogo dove si può immaginare il futuro. Quando c'è stato il fallimento noi abbiamo chiuso il tutto. Abbiamo detto, ma è possibile che non riusciamo a ridare a Napoli, ai bambini di Napoli, alla città di Napoli, al sole di Napoli,
questo posto, ci abbiamo creduto. Adesso noi possiamo consegnarvi quelle chiavi nel momento in cui non abbiamo aperto. Lui le conserva, ma sono vostre. Mettetevi in movimento, raccontate che i sogni si possono realizzare quando ci sono uomini di buona volontà, quando c'è il cuore che pulsa e quando la fantasia insieme a quei sogni realizza e diventa realtà. Grazie. Buonasera. No, ricordo solamente un giorno che incontrai Nicola Graziano in tribunale quando ricevette l'incarico dal presidente, andare nella sua aula e lui mi guardò e disse: "Che ma fa?" Non ci conoscevamo ancora, però fu quella frase che ci legò veramente nei successivi 7 anni. È stata una battaglia, però alla fine abbiamo vinto, anzi l'avete vinto voi e i bambini, questa è la cosa più importante. Volevo mostrare al proprietario la mia tessera di ritardo di qualche anno fa, è del 66, quindi un po' vecchiaretta, però con quello spirito abbiamo portato avanti la cosa. Grazie e continuate a partecipare dell'arte. Buonasera a tutti e benvenuti a casa mia, questa è la prima cosa che mi viene da dire. Sono pagati, giudice, sono pagati. La qualche mi portò la presa. Ovviamente, come tutti sanno, noi siamo entrati come gruppo all'interno della struttura dell'ANCA, all'interno della compagnia sociale, solo il 24 agosto. E la prima volta che sono entrato all'interno della struttura non c'era niente e non c'era nessuno. Oggi mi fa molta impressione tutta questa gente, mi fanno impressione i sorrisi, mi fanno impressione i profumi, l'odore della graffa, le risate, i bambini che piangono perché non vogliono uscire, i palloncini che sono adesso in aria, che fanno colore, le luci. E la cosa bella è che l'avevo immaginato prima, il primo giorno quando all'interno della struttura non c'era niente. Posso dire che il mio sogno si è realizzato. Poi ho avuto modo di conoscere delle fantastiche persone, Giudice Graziano, che prima del professionista c'è il grande uomo, la grande passione e l'amore per questo posto. La stessa cosa, il curatore, Lauria, che ha accompagnato il percorso fino alla consegna della prima compagine. La soddisfazione è più grande, e ho voglia di dirlo, è che ne sono passati tanti all'interno di questa struttura, ma solo io ce l'ho fatta. Questa è la mia soddisfazione. Grazie, grazie a tutti. Perfetto, noi a questo punto vi salutiamo, ma non finisce qui la serata. Scateniamoci!
trovi un altro più bello, che problemi non ha. Trovi un altro più bello, che problemi non ha. Trovi un altro più bello, che problemi non ha. Fermi così, fermi così. Fermi così, fermi così. Perché adesso si balla questo. Cicale, cicale, cicale.